Torniamo in diretta dal Monastero dei Benedettini di Catania per il Congresso Nazionale Forense. Ci è venuta a trovare Silvia Belloni, avvocato, circa lei come vuole essere chiamata. Come volete voi, avvocata va benissimo, penalista del Foro di Milano e consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Ecco, lei ci diceva che tra l'altro è anche tra le promotrici del Comitato No Pillon. Poco fa con la Presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Minolini per Chiazzi abbiamo affrontato la questione del DDL Pillon, del disegno di legge Pillon, ma voi siete come promotrici e facenti parte del Comitato No Pillon direttamente contrari nella sua globalità, nella sua interezza al disegno di legge o a alcuni aspetti? Direi contrari al disegno di legge. A Milano è stato costituito il Comitato No Pillon, io sono tra le promotrici, proprio con una funzione specifica, spiegare anche alla cittadinanza i rischi che il disegno di legge comporta se entrasse in vigore e se diventasse legge dello Stato. Rischi per i minori, per i bambini e per la parte fragile del procedimento, del giudizio eventualmente di separazione. I rischi che evidenzio io e che ho approfondito io da penalista sono quelli che riguardano appunto le donne vittime di violenza che in una sorta di tritacarne verrebbero coinvolte nei procedimenti se il disegno di legge passasse. E ci tengo a raccontare che il Comitato, in particolare con alcune colleghe Roberta De Leo, Lara Benetti, Cinzia Calabrese, Paola Ponte e Simonetta D'Amico, abbiamo appunto pensato di fare le pillole No Pillon. Pillole di Pillon, le trovate in rete anche su Facebook, sul mio profilo e sul profilo delle colleghe, che sono il tentativo di spiegare con parole semplici, con un linguaggio non tecnico, insomma non in legalese, alla cittadinanza quali sono i principi e quali sono i rischi che il disegno di legge comporta. All'assemblea di qualche giorno fa, prima assemblea del comitato, sono state presentate queste pillole e sono state anche riprese dalla 27esima ora, proprio perché è importante arrivare ai cittadini e informare i cittadini. L'altro aspetto che secondo me è importante sottolineare è che insieme al disegno di legge Pillon sono stati riuniti altri disegni di legge che riguardano queste tematiche. In particolare il disegno di legge 45 vuole andare a modificare delle norme penali che fino adesso sono a tutela delle donne o dei soggetti che subiscono determinate condotte violente. Andare a modificare in particolare l'articolo 572 che si occupa dei maltrattamenti in famiglia, l'articolo 570 e il reato di calunnia, sempre in una direzione precisa che va a colpire i soggetti fragili. Vengono ridotte le pene, vengono modificati i titoli di reato, viene introdotta la possibilità di accedere a lavori di pubblica utilità per risolvere queste questioni e viene addirittura introdotta la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui venga commessa una calunnia, diciamo fra genitori, di un genitore a danno dell'altro. Ora, questi temi sono sicuramente molto importanti, magari un po' meno conosciuti rispetto a quelli contenuti nei disegni di legge. Esatto. E speriamo che appunto tutta la cittadinanza possa essere correttamente raggiunta dall'informazione. Allora, noi per quanto ci riguarda faremo il possibile, nel senso che fra poco chiaramente metteremo anche sotto la sua intervista, che è online sul nostro sito, anche in riferimento alle pillole No Pillon. Di conseguenza la cittadinanza interessata, anche perché da quanto lei ci ha detto, avvocato Belloni, la vittima ci sembra due volte vittima, e quindi appunto cerchiamo di fare il nostro dovere. Grazie a Silvia Belloni, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano e tra le promotrici della Comitato No Pillon. Tra poco di nuovo in diretta qui da Catania.